Ok, direi che siamo pronti per cominciare. Benvenuti a tutti a questa nuova sessione del Global Azure Virtual, gestita e organizzata dagli amici di CloudGen Verona. Io sono Marco Obino e questo pomeriggio sono qui per parlarvi di quelle che sono le ultime novità rilasciate in Azure IaaS che ci vengono in aiuto quando dobbiamo trattare delle virtual machine SQL Server. Durante questa sessione andremo ad analizzare quali sono i motivi per cui in un mondo oramai abbastanza dominato dal platform as a service, noi dovremmo ancora valutare, potremmo ancora dover valutare la creazione di una virtual machine. Valuteremo quali sono le performance guidelines, quindi le indicazioni per creare una virtual machine performante nell'ambito di SQL Server, alla luce degli ultimi chiarimenti su questo fronte introdotti da parte di Microsoft, e poi andremo a vedere quali sono le novità del settore alta disponibilità e alcune diciamo, nuove feature lato networking che ci possono aiutare in questo contesto. Prima di entrare nel vivo della sessione, due parole veloci su di me. Io lavoro in SoftJam, sono un advisory engineer, mi occupo di disegnare e implementare le soluzioni che proponiamo ai nostri clienti, prevalentemente cloud-based, quindi lavoro tanto su Azure, questa è una delle mie passioni, così come una mia passione tutto ciò che ruota intorno a SQL Server. Qui trovate i miei riferimenti social, se volete rimanere in contatto con me anche dopo questa sessione, potete agganciarmi su questi riferimenti. Entriamo nel vivo e cominciamo a domandarci appunto quando ancora serve fare una virtual machine in cloud. Per affrontare questo tema bisogna innanzitutto avere chiaro quali sono gli aspetti che governano diciamo, la progettazione di una migrazione in cloud di un workload SQL Server. Dove possiamo andare a portare il nostro workload? Abbiamo da un lato un approccio Infrastructure as a Service, dove sostanzialmente creiamo una virtual machine su Azure e poi all'interno della virtual machine ci facciamo virtualmente quello che vogliamo con il massimo controllo della piattaforma. Questo è un approccio molto simile a quanto siamo abituati a fare on-prem. Ci toglie poche castagne dal fuoco perché parecchi oneri di amministrazione della virtual machine a partire dal sistema operativo in su, come vedete nello stack qui rappresentato dal sistema operativo in su siamo noi gli owner del sistema, quindi dobbiamo preoccuparci di patching, dobbiamo preoccuparci di aggiornamenti, dobbiamo preoccuparci di sicurezza e quant'altro. Dall'altro canto abbiamo il mondo del servizio gestito, del platform as a service, dove la piattaforma ci manleva dal dover ci preoccupare di aspetti legati all'infrastruttura, alta disponibilità e quant'altro, e ci consente di concentrarci su quelli che sono gli aspetti più legati alla parte applicativa della nostra soluzione, che poi è quello che ci interessa. Se approcciare il mondo del platform as a service fino a un certo momento, qualche anno fa, era piuttosto impegnativo da un punto di vista di effort nella migrazione di un'applicazione esistente, quindi era piuttosto orientato alla realizzazione di nuove applicazioni cloud-based. Adesso, da circa un anno e mezzo a questa parte, con l'introduzione delle managed instance, la strada si è spianata. Una managed instance è un servizio platform as a service gestito che mi dà una compatibilità prossima al 100% con un'installazione di SQL on-premises. Quindi, sostanzialmente, perché quando io mi trovo a poter operare con un servizio gestito che mi offre tutte queste funzionalità e mi toglie un sacco di noie dal punto di vista amministrativo, perché dovrei continuare a voler andare su una virtual machine che per quanto ci si metta di impegno mi offre qualcosina di meno in termini di servizi? Allora, ci sono diverse ragioni. Secondo me, quando si approccia a una migrazione, bisogna avere come obiettivo quello di andare in platform as a service, perché sarà la migrazione che nel lungo periodo poi ci alleggerisce il nostro carico di lavoro. Spesso non è direttamente approcciabile o non è approcciabile in toto, e vediamo quali sono le ragioni che ci possono portare su questa scelta.
Innanzitutto, potremmo dover fare una virtual machine quando siamo alla ricerca di performance elevate, perché anche se i servizi, platform as a service, ci consentono di allocare parecchie risorse per le nostre istanze, in questo momento, se non sbaglio, sono il top 80 core e 432 giga di RAM, con le virtual machine possiamo andare oltre. Con la serie M arriviamo a 128 core e 12 tera di RAM, quindi siamo su livelli diversi. Altre ragioni che ci possono guidare nell'adozione di una virtual machine sono la necessità di rispondere a determinati standard di compliance che non prevedono l'esecuzione dei nostri workload su ambienti multi-tenant. Utilizzando le virtual machine abbiamo la possibilità di adottare delle famiglie, delle classi di virtual machine isolate e dedicate a noi. Altro topic interessante su questo fronte è quello legato ai prodotti legacy, che sfruttano funzionalità non ancora supportate in Azure Pass. Oppure, sempre correlato a questo pillar, diciamo, è la fretta. Magari abbiamo fretta di lasciare il nostro hosting on-premises e dobbiamo migrare in cloud. In entrambi questi frangenti vogliamo fare una migrazione col minor effort possibile in termini di change. Non vogliamo andare a introdurre change perché non abbiamo tempo di gestirli, o non vogliamo andare a introdurre change perché usciamo dalla supportabilità che ci viene data dal fornitore dell'applicazione. Ecco, in questi frangenti, portare il nostro SQL su una virtual machine ci permette di fare una migrazione con un bassissimo impegno da questo punto di vista. Certo, dal mio punto di vista questo non deve essere il punto di arrivo. La virtual machine è uno step intermedio. Finita la migrazione, una volta che siamo passati in cloud e che abbiamo un po' più di tranquillità, bisognerebbe cominciare a ragionare su come bonificare quegli aspetti che ci impediscono di passare in pass, mirando appunto ad arrivare al pass come ultima destinazione. Altri scenari utili per le virtual machine sono gli ambienti di test, dove sono utili le virtual machine sono gli ambienti di test. Quando noi licenziamo una virtual machine con a bordo SQL in modalità pay as you go e quindi andiamo a pagare un canone per l'effettivo utilizzo della virtual machine, che include anche i costi di licenza, questo canone non ci viene richiesto quando la virtual machine è spenta. Se noi andiamo a implementare un ambiente di test che può stare tipicamente spento di notte e nei giorni festivi, ecco che andiamo a fare saving anche sulla componente di licenza, cosa che on-prem non possiamo fare. On-premises noi dovremo acquisire licenze per il nostro ambiente di sviluppo, a prescindere che questo sia acceso o spento. E in ultimo, le virtual machine sono ancora fondamentali in tutti quegli scenari di ibridazione di data center. Vuoi che noi si abbia un data center on-premises o un data center in un altro cloud vendor? Se vogliamo estendere, ibridare questo data center con Azure e vogliamo che all'interno di questa ibridazione sia coinvolto anche il workload SQL Server, dobbiamo mettere di mezzo una virtual machine e quindi, per esempio, estendere il nostro sistema Always On Availability Group andando ad aggiungere una replica secondaria in Azure. Questo lo facciamo con una virtual machine, non abbiamo ancora la possibilità di agganciarci a un servizio PaaS. Detto questo, le virtual machine sono assolutamente ancora importanti, nell'ultimo periodo sono state rilasciati sia degli aggiornamenti a livello di performance guidelines che a livello di piattaforma che ci aiutano a creare delle macchine più economiche, più performanti. Bisogna stare però attenti a cosa si fa. Quindi questa parte di progettazione è estremamente importante. Qui praticamente andiamo a citare per il 90% i topic che avevo già trattato nella sessione fatta l'anno scorso per il Global Azure Bootcamp, sempre di CloudGen. Qui vi rimando a quella sessione per ulteriori approfondimenti. Qui faremo una carrellata di cosa c'è da fare. Innanzitutto, quando pensiamo di portare su un workload, abbiamo necessità di avere chiari i requirements di questo workload, sia in termini di potenza computazionale che di memoria necessaria che di storage e di networking. Questi aspetti devono essere chiari, pertanto se stiamo migrando un sistema esistente dovremo preoccuparci di fare un assessment che vada a scovare questi requisiti. Se invece stiamo implementando qualcosa di nuovo dovremo affidarci alle indicazioni del fornitore sostanzialmente. Una volta che abbiamo chiari i requisiti dobbiamo andare a scegliere la virtual machine più adatta. Abbiamo diverse famiglie, General Purpose, Compute Optimized, High Performance Compute e così via. E al loro interno hanno ulteriori classi. Come facciamo a orientare la nostra scelta?
tipicamente per i workload SQL Server parliamo di macchine general purpose o memory optimized. All'interno di questa famiglia, di queste due famiglie, che cosa andiamo a cercare nelle diverse serie di virtual machine disponibili? Ci serve una virtual machine che abbia un valore di ACU il più elevato possibile. Le ACU o Azure Compute Unit sono un valore che ci permette di determinare quanto va forte la nostra CPU. Essendo SQL Server un software licenziato per core, è nostra primaria necessità che la macchina performi il più possibile con il minor numero di core possibili, in modo tale da contenere i costi di licenza. Microsoft ha eseguito dei benchmark su ogni serie di virtual machine, li ha comparati tra loro e ha assegnato questi punteggi che permettono di stabilire i rapporti di forza tra le diverse virtual machine. Li trovate elencati nella documentazione. Qui ho messo due estratti dei docs ufficiali e vedete che sotto ogni descrizione delle virtual machine, oltre a indicarvi su che CPU girano fisicamente, c'è anche un punteggio assegnato alla virtual machine. Oltre a questo valore, vi interessa sapere il rapporto che c'è tra CPU e RAM. SQL è molto esoso in termini di memoria necessaria per mandare in esecuzione il workload, e le VM SQL hanno dei rapporti fissi tra numero di core e quantitativo di RAM. Non potete lavorare in maniera disgiunta. Pertanto dovete individuare una famiglia che, col numero di core che vi interessa, vi offra più RAM possibile sostanzialmente. In questo caso tendenzialmente il rapporto è di 1 a 4 sulle general purpose e generalmente di 1 a 8 sulle memory optimized. Poi in entrambe le famiglie ci sono delle eccezioni che divergono leggermente da questi rapporti. Altra cosa che vi interessa è che ci siano almeno 4 core sulla vostra virtual machine. Questa è una considerazione sempre dal punto di vista di licensing, non tanto dal punto di vista di fattibilità tecnica. SQL prevede che in ambiente virtualizzato, Azure compreso, una virtual machine possa essere licenziata a partire dai 4 core in su. Quindi se io alloco una virtual machine con 2 core, comunque dovrò staccare 4 licenze core di SQL. E questo è un problema. Sostanzialmente la licenza core mi costa probabilmente più della corrispettiva parte di virtual machine e pertanto è conveniente comunque orientarsi su una macchina a 4 core per non buttare soldi in licenza sostanzialmente. Altra cosa importante è adottare una virtual machine che abbia accesso al premium storage. Questo serve per i workload di produzione. Il premium storage è lo storage pregiato a una cifra ragionevole che consente di gestire workload intensi come possono essere gli scenari di produzione. Le macchine che supportano il premium storage hanno una S nel nome, ve le ho evidenziate in tabella. Il consiglio è di adottare una macchina che supporti premium storage a prescindere che ne abbiate necessità o meno. Una macchina che supporta premium storage può montare anche lo standard storage, e non è vero invece il contrario. I costi di una macchina che supporta premium e di una corrispettiva macchina che non supporta premium a parità di caratteristiche computazionali sono identici, per cui diciamo ci sono pochi casi in cui è consigliabile adottare una macchina che non supporti premium storage. Ultimo topic che bisogna adesso andremo a approfondire è quello di parametri di throughput lato disco e lato networking. Ogni famiglia ha delle proprie peculiarità, a noi serve una macchina che abbia tanta banda lato storage e tanta banda lato network. Tra le serie che vi ho evidenziato in tabella, quelle che io personalmente preferisco sono le DSV2, sia in versione general purpose che in versione memory optimized, perché hanno un ottimo valore di ACU e hanno tanta banda lato disco. Ma guardo con interesse le nuove rilasciate, che sono state rilasciate a Ignite scorso, quindi in novembre. Sono le DASV4 ed EASV4, sono basate su AMD EPYC, hanno dei valori di ACU ancora più alti delle DSV2, in questo momento però non offrono la stessa banda lato storage, quindi vanno un po' valutate caso per caso sostanzialmente. Parlavamo di banda lato storage perché è importante. Allora, quando noi allochiamo una virtual machine, questa nasce con un disco di sistema operativo a cui possiamo affiancare ulteriori data disk che vedete qua. Questi dischi stanno su uno storage remoto rispetto alla macchina. La macchina è ospitata su un certo host di virtualizzazione e punta dei dischi che stanno su una location remota, un po' come se avessimo i dischi sulla SAN, diciamo, nel nostro data center on-premise.
Questi dischi sono acceduti tramite un canale che punta allo storage, che ha dei parametri ben precisi, variabili in funzione della tipologia e della dimensione della macchina. Questo canale viene descritto come uncached throughput. Oltre ai dischi su storage remoto, la macchina dispone di un disco temporaneo e potenzialmente anche di cache ospitata su dei dischi locali dell'host di virtualizzazione. Sia la cache che il temporary disk hanno latenze di accesso molto basse e performance molto elevate perché sono più vicini alla virtual machine. Per contro, stiamo parlando di dischi di un disco temporaneo perché, essendo legato all'host su cui gira la macchina, nel momento in cui la macchina migra da un host all'altro, il disco non viene perso, il contenuto del disco viene perso. Quindi sul disco temporaneo viene generalmente indicato di non utilizzarlo per fini applicativi, ma vedremo che nel contesto di SQL questo discorso vale fino a un certo punto. Di conseguenza, la nostra virtual machine avrà dei valori di uncached throughput e di cached throughput che concorrono a formare il limite, il massimo di storage a cui di performance lato storage a cui mira la macchina. Vediamo qualche esempio più nel dettaglio. Abbiamo detto la taglia della virtual machine sostanzialmente governa il throughput verso lo storage remoto, indicato come uncached throughput, rappresentato come IOPS e come megabit al secondo. Aspettate che cambio. Ok. IOPS e megabit al secondo. Abbiamo poi un valore di cache e temporary disk size and throughput. Questi valori vengono indicati come cached throughput, sempre IOPS, megabit al secondo e megabyte al secondo, e questo è il valore, la dimensione della cache della macchina. Come vedete, salendo di taglia da una DS12V2, passiamo alla DS13V2, da 4 a 8 core e raddoppiamo la RAM, raddoppiano anche i valori lato storage. Invece, confrontando macchine simili per caratteristiche, ma di famiglie diverse, di serie diverse, vedete che i valori possono essere diversi. Quindi bisogna scegliere sia la taglia giusta che la serie giusta per le nostre esigenze. In ultimo, la taglia e la dimensione governano gli aspetti di network bandwidth, quindi ci dicono quante NIC possiamo agganciare alla macchina e qual è il throughput, lato networking, che ci possiamo aspettare da queste NIC, e se la macchina supporta o meno la funzionalità di accelerated networking. Questo è molto importante in tutti gli scenari in cui abbiamo forte interazione tra front-end e back-end e dove abbiamo gli scenari di alta disponibilità nel back-end, dove c'è quindi di mezzo una replica del dato tra un nodo e l'altro. L'accelerated networking permette di sfruttare una funzionalità dell'hypervisor che ci permette di saltare il virtual switch a cui è attaccata la macchina e dialogare direttamente con l'interfaccia di rete dell'host. Quindi aumentiamo la bandwidth della nostra rete e diminuiamo notevolmente le latenze. Quindi è assolutamente interessante abilitarla. Cosa succede? Succede che spesso noi potremmo essere costretti a dimensionare una virtual machine in funzione delle esigenze lato storage o lato RAM. E questo potrebbe, visto e considerato che questi aspetti sono vincolati al numero di core della macchina, potremmo trovarci costretti a prendere una macchina con più core di quelli che ci servono come potenza computazionale. Questo normalmente è una cosa che si gestisce, ma se ci mettiamo di mezzo i costi di licensing SQL per core, diventa abbastanza difficile da sostenere. Possiamo porre rimedio a questi aspetti con le macchine cosiddette constrained di CPU. Sono macchine che tramite le quali andiamo ad allocare il dimensionamento di una macchina grande, in questo caso 8 core 56 giga, ma a seconda della tipologia di macchina constrained che andiamo ad applicare, possiamo far sì che di questa macchina da 8 core noi ne vediamo solo 4 o solo 2 lato sistema operativo. Questo implica che il quantitativo di RAM rimane invariato, come potete vedere sempre 56 giga. Lo storage è sempre sugli stessi livelli, così come il networking, però vediamo meno CPU. Meno CPU implica meno costi. Questa è una soluzione per avere poca potenza computazionale, ma tanta RAM. Abbiamo visto che
c'è tutta una serie di cose da tenere in considerazione lato storage, ma dalla parte della macchina, quindi ci dobbiamo preoccupare di dimensionare una macchina con un adeguato bocchettone verso lo storage. Fatto quello, dobbiamo preoccuparci di agganciare alla macchina un numero di dischi tale per cui questo bocchettone sia in grado di essere saturato e quindi siamo in grado di sfruttare appieno le potenzialità della macchina. Qui la scelta va fatta di nuovo in maniera oculata. Perché? Perché se agganciamo troppi dischi spenderemo un capitale e rischiamo di non riuscire a sfruttarli a modo. Per contro, se agganciamo meno dischi, magari abbiamo fatto provisioning di una macchina immensa, ma non riusciamo a cavare le performance necessarie dal disco. In questo scenario i dischi da prendere in considerazione sono, come dicevamo prima, per workload di produzione prevalentemente i premium SSD ed eventualmente gli ultra SSD. Questa è la scelta, diciamo, principale per contenere i costi e avere buone performance. Qui abbiamo dei dischi che al crescere della dimensione con degli scaglioni predefiniti ci danno accesso a performance che crescono di conseguenza in maniera garantita. Quindi noi paghiamo un certo quantitativo di euro al mese e abbiamo una garanzia che le performance siano quelle. I dischi, con il taglio dei dischi cresce fino a 32 tera, ma sopra i 2 tera il livello di performance, se non sbaglio, tende ad allinearsi. Solo sulle ultime taglie molto molto grandi si ha un ulteriore balzo verso l'alto delle performance espresse come throughput e come IOPS. Questo storage è molto versatile e ha una latenza di circa 5-10 millisecondi in media, a seconda degli scenari. Può anche scendere sotto, può anche essere superiore, a seconda di cosa gli facciamo fare. Se abbiamo bisogno di meno, possiamo rivolgerci agli Ultra SSD. Gli Ultra SSD sono dischi disponibili su determinate tipologie di macchine e funzionano in una maniera diversa rispetto ai premium SSD. Qui non ho un disco che in funzione della dimensione mi garantisce un certo quantitativo di performance costante, diciamo. Qui ho dei dischi per i quali posso definire separatamente dimensione, throughput e IOPS. E di conseguenza il prezzo del dispositivo sarà la combo di queste tre variabili. La latenza in questo scenario è intorno al millisecondo, quindi c'è un bel passo avanti, ma ovviamente tutto questo ha un costo piuttosto oneroso. Indicativamente, siccome il nostro database è composto da file che hanno pattern di accesso diversi tra dati e log, è sempre consigliabile adottare dischi separati tra dati e log, in modo tale che noi si possa andare a configurare opportunamente la cache dei dischi e quindi sfruttare la cache in read-only per i dischi dati e nessuna cache per i dischi di log. Per scaricare il nostro bocchettone verso lo storage remoto dal carico di lavoro imposto dal TMTP, possiamo valutare seriamente di utilizzare il disco temporaneo della macchina, quello ospitato sull'host locale, per il TMTP stesso. Questa è una cosa che esiste da tempo, si è sempre potuto farla tramite barbatrucchi che uno si doveva implementare in autonomia. Adesso sono stati aggiunti degli automatismi in fase di provisioning e soprattutto viene esplicitato chiaramente nella documentazione che si può fare. Utilizzare il disco temporaneo per il TMTP non è un grosso problema, perché se la macchina fa live migration, si sposta di nodo e perdiamo il disco, l'istanza presumibilmente verrà riavviata e il TMTP viene rigenerato ex novo, come succede di solito, quindi non è un grosso problema metterlo lì. L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è la dimensione del disco temporaneo. Anche questa è legata alla dimensione della macchina. Potrebbero esserci scenari dove noi non abbiamo sufficiente spazio per le esigenze del nostro TMTP. Quando raggiungiamo dei limiti, i limiti dei nostri dischi, e invece noi abbiamo bisogno di fare numeri più alti come requirements lato storage, la cosa suggerita è quella di distribuire più dischi e metterli in striping tra loro, in modo tale da moltiplicare le performance del singolo disco. È più conveniente solitamente questa strategia piuttosto che andare a fare provisioning di dischi molto grandi, perché come abbiamo detto prima, nell'ambito dei premium, oltre a una certa taglia, il livello di performance si livella, non cresce più linearmente. Altra cosa importante per lo storage è andare a formattare i dischi con una dimensione di unità di allocazione pari a 64K. Di recente è stata introdotta la funzionalità di bursting per i dischi premium SSD di taglia fino a 512 GB, che li rendono particolarmente appetibili per scenari
SQL dove non c'è una grossa esigenza lato storage. Cosa succedeva prima? Le indicazioni di performance precedenti dicevano mettete almeno due dischi, uno per dati e uno per log, almeno da un tera cada uno. Spesso le esigenze in termini di spazio sono ridotte, avete bisogno di meno di 2 tera sul vostro database server e oltretutto i dischi da un tera costano parecchio. La scelta cadeva sui dischi da un tera per una questione di performance, perché il livello di performance che potevano dare era l'ideale per i workload SQL. Ora, con la funzionalità di bursting possiamo pensare di sostituire i dischi da 1 tera con quelli da 512, che costano esattamente la metà. E nei momenti in cui il carico di lavoro raggiunge i suoi picchi, tramite la feature di bursting, noi possiamo sfruttare dei crediti che acquisiamo quando il disco non è a pieno regime. Possiamo sfruttare questi crediti per oltrepassare i dati di targa del disco e quindi guadagnare un po' di performance sia come throughput sia come IOPS. Altre cose da tenere presente, finita la parte di dimensionamento della macchina, sono sempre legate alla gestione dello storage. Abbiamo visto che il grosso del focus della nostra attività di sizing è legata all'ambito storage e anche qui sostanzialmente ci dobbiamo impegnare per far sì che lato sistema operativo e lato SQL Server siano applicate tutta una serie di configurazioni che vanno a sgravare il carico di lavoro dei nostri dischi. Nello specifico si parla di valutare la possibilità di attivare la database page compression piuttosto che l'instant file initialization per evitare che i file siano inizializzati quando crescono, quantomeno i data file. Viene indicato di limitare l'utilizzo dell'autogrow per far sì che i file crescano in momenti in cui lo decidiamo noi e non sia l'engine a farli crescere in autonomia alla bisogna. Viene indicato di disabilitare l'autoshrink per evitare carichi di I/O indesiderati, così come vengono date indicazioni per muovere tutto ciò che scrive, siano database, siano log, siano traces e quant'altro, tutto ciò che scrive sui dischi dovrebbe essere direzionato verso i dischi dati e non sul disco del sistema operativo, che non è in grado di sostenere il livello di performance richieste da SQL Server. Altre cose che vanno sempre in questa ottica sono la possibilità di attivare le locked pages in memory per far sì che le pagine di memoria utilizzate dal processo di SQL Server non vengano paginate su disco e è necessario applicare eventuali fix di sicurezza delle edizioni di SQL Server che andiamo ad attivare. Sempre sulla stessa falsariga è indicato. È molto indicato l'esecuzione dei backup direttamente su uno storage account remoto e non sui dischi locali. Questo cosa significa? Che per fare i nostri backup, anziché usare parte del nostro bocchettone verso lo storage remoto di Azure, andremo a utilizzare un blob storage che raggiungiamo lato networking. Quindi il flusso in uscita del nostro backup non andrà sul canale di rete che raggiunge lo storage, ma andrà sul canale di rete dedicato alla connettività internet e quindi raggiunge lo storage account. Poi ci sono indicazioni di utilizzare per database molto grossi i backup basati su snapshot dei file, fattibili se i nostri database sono posizionati su blob storage direttamente non sui dischi, ma questi stiamo parlando di casi abbastanza particolari. È sempre buona norma suddividere il TempDB in più data file, uno per core fino a 8, e questo lo fa per noi il setup di SQL Server a partire dal 2016. Viene specificato, cosa che prima non era specificato, di impostare un valore di max server memory per l'istanza. Questo va sempre nell'ottica di evitare la contention di memoria tra SQL e il sistema operativo e quindi scaricare l'eventuale paginazione su disco e viene indicato di abilitare il soft NUMA. Questa funzionalità serve in particolar modo quando ci troviamo a che fare con virtual machine molto grandi e permette di emulare il comportamento dei NUMA node che abbiamo sull'hardware fisico, andando a gestire meglio le risorse quando appunto le macchine hanno tante risorse a disposizione. Questa funzionalità è abilitata di default da SQL 2016 in avanti, sulle versioni precedenti 2012 e 2014 richiede interventi manuali. Tutta questa roba la trovate descritta nella best practices di performance che poi trovate nelle risorse a fine presentazione. Ora, abbiamo visto tutta una serie di settaggi
che richiedono sia un'adeguata fase di pianificazione che poi un effort nel momento in cui si va a distribuire la virtual machine per configurare il sistema operativo, dischi, SQL Server e quant'altro. Queste attività possono essere eseguite manualmente se abbiamo la necessità di installare una virtual machine una volta ogni tanto, ma se dobbiamo farne delle batterie, come capita a me che faccio il consulente presso clienti, ecco che la possibilità di automazione diventa fondamentale. L'automazione fa era fattibile, l'ho già fatto, tra virgolette, in passato, con degli hard template e degli script PowerShell che vengono eseguiti post deployment. C'è comunque tanto lavoro da fare e da mantenere nel corso del tempo per far sì che questo sistema funzioni in maniera costante e coerente nel tempo. Tutta questa parte di sviluppo custom è stata, diciamo, resa non necessaria dall'introduzione del resource provider per SQL Server. Il resource provider per SQL Server è un oggetto che si installa on top alla virtual machine, quindi una sorta di agent che ci permette di gestire da portale tutta una serie di feature che ci semplificano la vita lato interconnessione con altri servizi Azure e ci semplificano la vita nella configurazione dei dischi. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, mi sposto sul portale, eccolo qua. Allora, innanzitutto cosa abbiamo? Grazie a questo agent che viene integrato sulla virtual machine prodotta dalla gallery, noi quando facciamo la configurazione di una macchina dalla gallery abbiamo la possibilità innanzitutto di dare dei settaggi predefiniti che possiamo scegliere a nostra discrezione e possiamo poi ulteriormente customizzare. Questo ci dà una sorta di precompilazione del wizard, cosa che prima non c'era. Inoltre, se ci spostiamo sulla blade di SQL Server, abbiamo tutta una serie di domande che ci vengono poste circa il fatto che vogliamo abilitare o meno la SQL Authentication, l'integrazione col Key Vault. Abbiamo tutta una sezione di configurazione dello storage molto più dettagliata di quanto non fosse in precedenza il wizard di creazione delle macchine. E questo ci dà la possibilità di agganciare dischi, purtroppo, tra virgolette, solo in multipli di 1 tera. Non abbiamo tanta configurabilità, però nonostante noi si abbia la possibilità di aggiungere questi dischi, possiamo cominciare ad andare a configurare i nostri sistemi. Abbiamo delle indicazioni sulle performance dei singoli volumi. Se andiamo ad aggiungere dischi, qua praticamente cosa succede? Che durante la fase di deployment, le indicazioni che diamo qua contribuiscono a creare i dischi o gli eventuali storage pool, quindi gli array di storage che ci servono sulla macchina, li configurano, li preformattano adeguatamente, ci spostano sopra il database e ci tolgono un sacco di castagne dal fuoco. Lato post deployment, sostanzialmente, noi ci troviamo a che fare con l'oggetto virtual machine, questa è la classica virtual machine SQL, e abbiamo un ulteriore oggetto che si chiama SQL virtual machine agganciato alla VM stessa, la quale ci espone dei parametri di configurazione. Le cose interessanti, va bene, ci sono l'integrazione col Key Vault, la possibilità di abilitare o disabilitare la SQL out da portale e così via, la possibilità di regolare l'auto-patching, di utilizzare gli automated backup che fanno i backup in autonomia sugli storage account, quindi diciamo semplicemente farli o non farli, quando e come, e tante, diciamo, ci semplifica l'attivazione. Questa roba qua la possiamo gestire anche in autonomia direttamente da SQL Server dentro la macchina, ma questo ci semplifica un po' la vita. Una cosa fondamentale che fa questo strumento, il resource provider, che non è fattibile diversamente per quanto ne so, è la gestione del licensing. Quando noi creiamo una virtual machine, a seconda di che immagine utilizziamo, diciamo se la macchina deve essere licenziata in modalità pay as you go, quindi a consumo, o se le licenze SQL, ad esempio, ce le portiamo da casa tramite hybrid benefit, quindi le stacchiamo da un enterprise agreement o da un'altra forma di contratto a volume. In precedenza, una volta creata la virtual machine, il modello di fatturazione non era gestibile, non era cambiabile. Da quando c'è il resource provider, è sorta la possibilità di utilizzare questo slider che ci dà la possibilità di cambiare al volo il modello di licensing e quindi la modalità di fatturazione della licenza.
Inoltre, oltre alla possibilità di usare gli hybrid benefit, che sono il fatto di potersi prendere le licenze da un enterprise agreement, si è aggiunta la possibilità di utilizzare questa modalità disaster recovery. E qui torniamo alle slide e vediamo perché parliamo di disaster recovery. Perché con l'introduzione del modello di licenza di SQL 2019 è stata introdotta una nuova clausola per cui se le nostre licenze sono coperte da software assurance, noi abbiamo diritto a poter creare a costo zero dal punto di vista SQL un nodo di disaster recovery in cloud. E questo è veramente interessante, che sostanzialmente prima in un sistema come questo dove avevamo un passivo in cloud, comunque dovevamo licenziarlo sino a SQL 2017, col modello di licenza di SQL 2019 il passivo in cloud per fini di disaster recovery non lo paghiamo più. E questo è estremamente interessante, quello slider ci permette di gestirlo. Questo agent è installabile, viene integrato nelle virtual machine prelevate dalla gallery o è installabile anche sulle vostre virtual machine. Se avete già distribuito delle macchine SQL e non avete ancora l'agent a bordo, potete installarlo sia da Azure Cli piuttosto che da PowerShell. E l'agent ha due modalità di funzionamento. Funziona in modalità full, che è quella che vi ho fatto vedere con tutte le blade di configurazione disponibili, piuttosto che può essere installata in modalità lightweight, che è compatibile con i failover cluster. Ci dà la possibilità di governare meno parametri, tra cui importantissimo la gestione della licenza, e poi per peculiarità dell'agent non è in grado invece di fare ad esempio l'integrazione col Key Vault o quant'altro. Ok, direi che gli aspetti di dimensionamento e di resource provider li abbiamo trattati, passiamo a parlare di alta disponibilità, che è un topic caldissimo nel contesto di SQL Server. Caldissimo perché? Perché dobbiamo avere ben chiaro che se noi creiamo una macchina SQL standalone singola, nella migliore delle ipotesi, dotandola di premium storage, possiamo ottenere da questa macchina uno SLA del 99.5%, quindi un uptime del 99.5%. Vuol dire che la macchina per il 99.5% sarà raggiungibile via rete. Ma se ci crasha il servizio di SQL, la macchina magari è pingabile, ma noi il servizio non lo eroghiamo. Da qui nasce la necessità di andare a utilizzare dell'alta disponibilità a livello applicativo, quindi andare a creare degli insiemi di macchine, tipicamente una coppia o anche di più a seconda delle esigenze, con a bordo una soluzione di clustering applicativo, un failover cluster piuttosto che un availability group a scelta, a seconda di che cosa disponiamo. Ora, in questo scenario, per far sì che le nostre virtual machine non vengano spente o per fault del data center o per manutenzione, non vengano spente tutte contemporaneamente e quindi validare lo scopo del nostro cluster sostanzialmente, dobbiamo mettere le macchine in un availability set. Questo availability set ci garantisce di avere le macchine in gruppi distinti che non possono essere spenti in contemporanea e ci garantisce un uptime del 99.95% anche in presenza di standard storage, questo è importante. Se vogliamo crescere di un livello in termini di sicurezza, possiamo ottenere i 4.9, il 99.99% di disponibilità, utilizzando le availability zone. I data center sono suddivisi in aree diverse, quindi anche all'interno della stessa region, prendiamo West Europe, ci sono più data center, che sono completamente indipendenti dal punto di vista di alimentazione, di raffreddamento, di networking, eccetera. Se io metto le macchine in availability zone diverse, le distribuisco, se mi va giù una availability zone e quindi un data center, presumibilmente quelle che sono ospitate dagli altri saranno ancora attive e quindi il mio sistema guadagna in resilienza. Il problema in questo scenario è che i miei nodi saranno più distanti e di conseguenza la latenza tra questi aumenterà. Essendo i sistemi di alta disponibilità SQL basati su repliche, a livello di database o a livello di storage, questo può essere un problema. Quindi la soluzione availability zone va valutata con attenzione. Diversamente è meglio andare di availability set. Con gli availability set, proprio perché diciamo, la parte di vicinanza
e quindi di latenza tra i nodi è fondamentale nelle repliche, possiamo utilizzare i Proximity Placement Group. Sono un nuovo costrutto. Ci permettono di taggare le virtual machine o gli availability set affinché questi vengano distribuiti in prossimità all'interno della farm di virtualizzazione. Vuol dire che le macchine all'interno dell'availability set o le macchine comunque taggate con il Proximity Placement Group saranno avvicinate fisicamente, quindi la latenza raggiungerà tipicamente i 90-100 microsecondi, quindi latenza molto bassa. Cosa può succedere? Il vantaggio del Proximity Placement Group, innanzitutto, è sfruttabile solo con gli availability set, non può essere sfruttato tra availability zone diverse perché sono in data center diversi e non avrebbe senso parlare di concetto di avvicinamento in questo scenario. Altra cosa che può essere problematica è legata a potenziali problemi nella allocazione delle risorse. Se noi accendiamo e spegniamo di continuo, come potrebbe avvenire ad esempio con uno scale set, le nostre virtual machine, potrebbe anche verificarsi che in un certo momento il data center non abbia le risorse necessarie per allocare tutte le macchine vicine tra loro e quindi potremmo ottenere degli errori. Questo è uno scotto che va valutato di volta in volta. Rimanendo sul tema dell'alta disponibilità, andiamo a vedere quali sono le tecnologie che ci supportano in uno scenario cloud, perché abbiamo novità anche qui. Allora, storicamente, quando dobbiamo fare un sistema in HA in cloud, o utilizziamo Always On Availability Group, che richiede un Enterprise Edition, esiste in modalità anche Basic Availability Group, simile al Database Mirroring, ma in uno scenario cloud, secondo me, è un po' complesso da implementare. E questo sistema si basa su nodi che hanno storage dedicato e ospitano repliche del database. Ogni nodo ha una propria replica del database. Il dato viene replicato tramite il travaso del flusso di log, il travaso dell'applicazione del flusso di log tra i nodi. Quindi io ho una copia del DB da una parte e una copia del DB dall'altra. I client vengono indirizzati verso il nodo attivo tramite un load balancer, tramite un IP associato all'Availability Group Listener, e questo IP, lato architettura Azure, è gestito da un load balancer perché tutti gli IP staccati in Azure devono essere agganciati a una risorsa Azure. Non posso utilizzare IP clusterizzati definiti a bordo macchina di cui Azure non ha contezza sostanzialmente. Questo disegno concorre ad aumentare un po' la complessità del tutto. Dicevamo, bello con l'Enterprise Edition, esiste in versione Basic, però ci si vanno a complicare le cose lato load balancer, quindi diciamo da prendere in considerazione che c'è, ma scarsamente applicabile secondo me. Un'alternativa al dover utilizzare l'Enterprise Edition è costituita dalla possibilità di fare dei failover cluster con storage basato su Storage Space Direct, che è una tecnologia introdotta da Windows Server 2016. E qui abbiamo quindi un vincolo di versione di SQL Server come minimo, ed è supportata a partire da SQL Server 2016 in su. In questo scenario cosa abbiamo? Abbiamo due nodi, due o più nodi, in questo caso ne ho rappresentati due, ognuno con un set di dischi, devono essere almeno due dischi per nodo. Questi due dischi, quando viene creato il cluster, vengono inseriti in un pool Storage Space Direct. S2D. Questo pool è composto dalla capacità totale dei dischi di un nodo e dell'altro, e su questo pool noi andiamo a ritagliare dei virtual disk che possono essere protetti in modalità mirror. Quindi sostanzialmente il sistema mi garantisce che se va giù un nodo il virtual disk sia disponibile sull'altro e il mio sistema non subisca problemi. In questo caso cosa succede? Succede che qui abbiamo un failover cluster, quindi abbiamo un servizio SQL che sta o su un nodo o sull'altro. L'istanza è raggiungibile tramite un IP clusterizzato che è sempre pubblicato dal mio load balancer e lo storage sta su volumi che sono replicati a livello storage da Storage Spaces Direct. Questo è un sistema molto conveniente da un punto di vista economico, ma è complesso da gestire. Questo sistema Storage Spaces Direct è complesso da implementare e soprattutto è complesso da mantenere. Se mutano le vostre esigenze in termini di spazio, dovete crescere oppure dovete decrescere,
complesso, cioè richiede un intervento di manutenzione importante. Diciamo, non è proprio alla portata di tutti. Per sopperire a questo scenario potenzialmente problematico, è stata introdotta sempre nel periodo di Ignite dell'anno scorso la possibilità di creare delle failover cluster instance utilizzando delle share remote ospitate su Azure File Share in versione premium. Questo è estremamente interessante per tutti quei workload che hanno delle richieste in termini di performance non esagerate. E se questa è un'implementazione che avvicina il disegno del nostro failover cluster a quello che siamo abituati a vedere on-premises con lo storage condiviso, abbiamo dei nodi, ognuno con una quantità minima di dischi, che può essere anche solo il disco del sistema operativo, hanno a bordo un'istanza installata in modalità failover cluster, la quale utilizza database che sono appoggiati su un percorso UNC, su un path UNC, ma su una share di rete. La raggiungibilità dei client verso l'istanza viene garantita sempre da un IP di cluster governato dal nostro load balancer. Questo scenario con storage condiviso, appunto, ci porta in una situazione simile a quello che abbiamo on-premises di solito. E questo può essere un buon viatico in tutti gli scenari in cui non abbiamo esigenze estreme di performance e in attesa che vengano rilasciati gli shared disk. So, questi sono in preview, sono dei dischi premium che supportano iSCSI Reservation e quando saranno disponibili sostanzialmente potremo ricominciare a creare failover cluster un po' come facciamo in premises. Per tutte queste soluzioni di diciamo, alta disponibilità in cloud, dove possibile vi consiglio di utilizzare Windows Server 2019 come sistema operativo, perché ha dei plus interessanti. Innanzitutto ci sono state delle migliorie a livello di storage replica per lo storage Space Direct, quindi è più efficiente rispetto a un 2016. Supporta in modalità nativa il servizio Distributed Transaction Coordinator in modalità clusterizzata, quindi possiamo fare un cluster col DTC, e soprattutto ha introdotto anche delle variazioni a livello di networking che ci permettono di evitare la creazione di un IP dedicato sui load balancer per le funzionalità di cluster. Quindi sul load balancer noi andiamo a creare solo gli IP virtuali che vengono utilizzati da SQL o dagli Availability Group Listener, mentre in precedenza, ad esempio con 2016, dovevamo anche creare un pool per bilanciare la risorsa di cluster sostanzialmente. Quindi 2019 ci semplifica un po' la vita, ci rende meno complessa gli aspetti di networking. Una premium file share come funziona? Sostanzialmente è una quantità di spazio che noi andiamo ad allocare in 448 su uno storage account e che ci offre dei livelli di performance in funzione della quantità di spazio allocata. E questi livelli di performance in funzione cioè la quantità di spazio allocata, oltre a determinare i livelli di performance, determina anche il costo della file share, costo che è tendenzialmente abbastanza elevato. Qui vedete un esempio, questo è un importo abbastanza importante. Se contrapposto ai dischi. Quindi file share, un cluster basato su file share viene bene quando abbiamo un workload che ha diciamo, delle richieste in termini di storage discrete, con dei picchi che sono assorbibili dalla modalità burst delle file share, disponibile sempre per lassi di tempo con un meccanismo di crediti, un po' come abbiamo visto in precedenza per il bursting sui dischi. E al contempo dobbiamo diciamo, far sì che la nostra applicazione abbia dei requisiti compatibili con una dimensione di share non eccessivamente grande, perché con le premium file share possiamo anche fare dei numeroni in termini di performance, ma significa che andiamo ad allocare tanto spazio e di conseguenza andremo a spendere tanti euro al mese. Vediamo come è fatto un failover cluster basato su file share. Allora, qui io ne ho creato uno nel portale, mi sono collegato con il mio bastionhost. Allora, qui sono già dentro la macchina, vedete, io ho un failover cluster composto da due nodi, nodo 01 e nodo 02. Dentro il SQL c'è il virtual network name del cluster, il suo IP che è agganciato a un load balancer, il servizio di SQL che è bilanciato tra i due nodi. Non ci sono dischi, non vedo dischi.
questa macchina. I dischi, diciamo, il SQL durante il setup ho specificato che tutta la componente di SQL è distribuita su un percorso UNC. Se vado a vedere i miei path di default, vedete che qua puntano a un percorso UNC che è ospitato su uno storage account di Azure. Se andiamo a interrogare la Sysmaster Files, vedete che effettivamente i file sono fisicamente collocati sulla file share, e se andiamo da portale a individuare il mio storage account, dovrebbe essere questo, vado nella sezione dedicata alle file share, trovo la mia SQL demo e dentro trovo la mia folder di SQL, posso navigarla e arrivare fino ai database. Questo sistema è estremamente flessibile e modulabile, nel senso che se io ho bisogno di aumentare lo spazio disco per i miei database, non devo far altro che andare sulla share e cambiare il sizing. Posso crescere e posso ridurre una volta al giorno. Cambiando il sizing, ovviamente, come vedete, in real time cambiano anche i livelli di performance della mia share. Questo è estremamente flessibile rispetto a un sistema storage spaces dare. Torniamo alle slide. Ok, io direi che bene o male ho concluso, i topic sono tanti, vi lascio con un po' di risorse da consultare in autonomia. Vi rimando a un repository su GitHub che contiene tutta una serie di script per creare degli ambienti di demo con cui giocare su Azure IaaS. Troverete uno script per creare una virtual machine standalone ottimizzata, piuttosto che un failover cluster basato su Storage Spaces Direct, piuttosto che un failover cluster con la Premium File Share, e un Always On Availability Group, un sistema Always On Availability Group. Tutti questi template, tutti questi script sono basati su un mio template che genera virtual machine già ottimizzate lato performance, che trovate in quest'altro repository. Vi invito in questo caso a dare un'occhiata anche agli script di configurazione a bordo macchina eseguiti per automatizzare la creazione dei cluster nei diversi scenari. Diciamo, potreste trarre spunto per rendere un po' più agile il vostro lavoro. Qui trovate la documentazione ufficiale da cui sono state prese tutte le linee guida che vi ho descritto oggi, e vi raccomando, non smetterò mai di farlo, di scaricare e utilizzare, cominciare a utilizzare se già non lo fate, il modulo di Via Tools per PowerShell. Questo vi può veramente venire in aiuto nel rendere meno noioso il vostro lavoro di DBA e molto più automatico, molto più leggero, molto più interessante. Ok. Vi ringrazio per l'attenzione, qui trovate i miei riferimenti social, se avete delle domande adesso mi sposto nella sessione Q&A o diversamente mi trovate tranquillamente anche su questi riferimenti se volete poi procedere in separata sede. Allora, spostiamoci su qua. Allora, qui ho un paio di domande di Daniele. Allora, le indicazioni per quanto riguarda la Max Server Memory al 90% o fino a 50 giga liberi per il sistema operativo seguono un po' quelle che sono la general rule of thumb per le indicazioni della Max Server Memory. Questo valore di Max Server Memory deve essere impostato in funzione del workload che dovete ospitare sulla macchina. Se non avete indicazioni diverse e soprattutto se la macchina è dedicata completamente al database engine di SQL, non ci sono integration services, non c'è reporting services, non c'è analysis, non ci sono workload esterni con un application server collocato con il SQL, in questo caso potete spingervi generalmente fino al 90% della memoria disponibile sulla macchina. L'importante è lasciare qualche giga libero al sistema operativo, far sì che in condizioni normali la memoria RAM disponibile per il sistema operativo sia intorno ai 2 o 3 giga, quindi la macchina deve avere sempre 2 o 3 giga liberi per far, diciamo,
far funzionare il sistema operativo. Ovviamente più si sale di taglia di macchina, quindi più RAM si ha a disposizione e più memoria libera si può lasciare al sistema. Ovviamente non posso pensare di lasciare 5 o 6 giga liberi al sistema operativo su una macchina che ne ha 8, per esempio, sarebbe un po' un controsenso. L'indicazione fino a 50 giga arriva appunto al quando andiamo a trattare una macchina con ad esempio una serie M con 12 tera di RAM, se io impegno il 90% per SQL me ne rimane un sacco, una sporta di RAM libera per il sistema operativo. In questo caso l'indicazione è fino a 50 giga, ma in realtà deve essere sempre tarata sulla base delle vostre esigenze. Allora, in uno scenario di disaster recovery, come si potrebbe operare? Allora, qui bisognerebbe un po' valutarlo, nel senso, qui si tratterebbe di mettere in DR un sistema failover cluster a due nodi distribuito in una region. Quindi io ho due nodi, come vi ho mostrato qua, torno sulle slide e vi faccio vedere. Allora, se io ho questo sistema, e dovrebbe essere assolutamente no, vediamo un po', se io ho questo sistema distribuito in una region e penso di agganciarci anche un singolo nodo su una region terza per fare un sistema di DR, ecco, qui andrebbe pensato, perché ad esempio la replica, la geo-replication lato storage non credo sia sfruttabile, perché tra region diverse funziona in modalità asincrona e di conseguenza potenzialmente i database potrebbero non essere coerenti tra uno storage presente in una region e uno storage replicato in un'altra region. Inoltre andrebbe valutato come incastrare questo aspetto dall'altra parte. Forse probabilmente la soluzione più pratica per un disaster recovery non è quella di estendere questo failover cluster, fare un cluster strecciato tra le due region, ma di mettere in piedi un altro cluster in un'altra region e tra questi nodi mettere insieme un always-on availability group, una replica always-on availability group, quindi fare un availability group tra le due istanze clusterizzate se abbiamo una licenza enterprise, oppure mettere insieme un meccanismo di log shifting, quindi il database viene backuppato su questo sistema in West Europe, per esempio, viene ripristinato su un sistema equivalente in North Europe e via, sostanzialmente. Non, eviterei di strecciare questo scenario. Non ci sono indicazioni in questo frangente sulla documentazione, quindi qui è lasciato un po' tutto all'inventiva del progettista, ecco, mettiamola così. Ok, torno a vedere eventuali altre domande che potessero essere arrivate nel frattempo, ma direi di no, per cui io non posso far altro che ringraziarvi tantissimo per l'attenzione, ringraziare ancora gli amici di CloudGen che si stanno facendo un mazzo non indifferente per coordinare tutti gli speaker. È veramente un peccato non essere in quel di Verona tutti insieme per festeggiare, però purtroppo il periodo è quello che è e quindi non possiamo fare diversamente. Ancora grazie a tutti.